situazione della nostra città. Però penso che l'abbiamo fatto, le cose che abbiamo cominciato a fare con grande difficoltà sono le piccole cose anche nel quartiere nuovo. Però c'è una partecipazione, per esempio sono accorto che manca il nodo filosofico comunale. Benedetto Croce Giovanni, anche qua molto bella, quella dedicata, no, infatti, però finito, sono l'altra sezione. Io sono ben contento di poterla organizzare questa cosa. E se poi mi fate la proposta di continuare questo progetto per la zona di Vincoli, io non accetto una condizione, che coinvolgiamo anche le mamme, le scuole, le famiglie, per dire poi quale strada quella, come dedicarle, poi ora l'ingegnere va a accelerare, perché dobbiamo descrivere. Abbiamo studiato insieme alle signore la toponomastica, cioè la disciplina che studia l'intitolazione delle vie e delle piazze della città. Le strade, le piazze del villaggio Sant'Agata sono di solo senza noi, sono spersonalizzate, sono soltanto divise in zone A, B, C e D. L'anonimato delle vie della piazza rappresenta un non riconoscimento del territorio. Manca quel verus loci, cioè quell'identità del luogo, quell'identità del luogo della piazza. Questo è un tipico di questa struttura urbanistica che concentra tutto verso la piazza, quindi tutte le attività commerciali, sociali. Ora, questo è un paradosso, questo è un numero, non sappiamo che è come grandi chiedi, come grandi chiedi. No, ma capire proprio. Sì, grazie. Il nome di una piazza diventa l'elemento importante della vita percettiva, emozionale, ci ricorda delle situazioni che possono, anche nell'infanzia possono essere scaricate in un determinato modo. Diventa quindi memoria. Una città importante, quella storia mediterranea, quella storia catania, chiaramente non può rimanere, non può avere un quartiere che non abbia i nomi. Questo è il percorso che noi abbiamo seguito. Abbiamo fatto un concorso di idee parlando di persone, località, nazioni, reti storiche, intervenzioni locali, caratteristiche ambientali, eccetera. E alla fine sono fuoriuscite questi quattro elementi, questi quattro elementi. E cioè la zona A, che abbiamo dedicato ai filosofi, la zona B che abbiamo dedicato ai grandi del teatro, del cinema italiano, la zona C che abbiamo dedicato alle opere letterarie siciliane, ma credo è stata una cosa che ho scelto loro, e la zona D dedicata ai pittori, ai grandi maestri pittori e scultori. L'obiettivo era realizzare una cartina toponomastica, quindi abbiamo parlato di filosofi, di scrittori, di personaggi storici, e da una zona non quella sulla nostra sinistra, siamo passati a una fotografia con una cartina toponomastica. E questo è l'elemento dell'elaborato finale che abbiamo realizzato. E Boccaccio c'è? Boccaccio? No. Via Boccaccio? No. Non lo apro neanche, lo lascio.